vedere un video molto semplice ma soprattutto molto artigianale. In questo video realizziamo assieme un telaio per lavorare la lana a tubolare. Questa è la prima prova che ho fatto col telaio che ho realizzato io questa mattina e adesso vi faccio vedere la realizzazione del telaio. Il telaio mio che ho fatto stamattina è veramente molto artigianale perché è realizzato con un tubo di cartone e degli spedini di legno. Ma andiamo a vedere anzitutto che cosa ci occorre. Allora, come detto, un tubo di cartone di questi qua molto rigidi che in genere si recuperano dalla carta pellicola, dalla stagnola, questi da cucina che sono cilindrici molto, molto resistenti. Poi ci occorrono due spiedini di questi di legno lunghi, una penna, dello scotch, un righello e una pinza per spezzare poi gli spiedini. Adesso che cosa facciamo? Andiamo a prendere un po' di misure. Anzitutto, con l'aiuto di un righello qualsiasi, segniamo 10 centimetri sul nostro tubolare di carta e facciamo tutto il giro, così da avere una traccia per tagliare poi il nostro cilindro. Ecco fatto. Poi mettiamo da parte il cilindro e andiamo a prendere gli spiedini. Segniamo anche questi a 10 centimetri. Da uno spiedino ricaviamo due pezzi. 10 centimetri, ecco qua, segnato il primo, segniamo anche il secondo, partendo sempre dalla base perché la punta poi la andremo ad eliminare. 10 centimetri, siamo qua, mettiamo a 0 e segniamo 10 centimetri. Ok, tagliate queste parti e poi facciamo la seconda fase del lavoro. Abbiamo tagliato tutti i pezzi che ci servivano, quindi il cilindro da 10 centimetri e i quattro bastoncini di legno da 10 centimetri. Poi su ogni bastoncino di legno segnate 1,5 cm. Fate un altro segno con la penna a 1,5 cm su tutti e quattro i bastoncini. Questo che cosa ci serve? Ci serve per regolare l'altezza sul nostro cilindro di carta, perché tutti e quattro i bastoncini andranno fissati ad 1,5 cm al di fuori del nostro cilindro di carta. Con lo scotch posizioniamo tutti e quattro i bastoncini uno di fronte all'altro a incrocio, quindi saranno quattro e andranno posizionati così uno di fronte all'altro, posizione dritta logicamente, a 1,5 cm di altezza al di fuori del nostro cilindro. E adesso attacchiamo con lo scotch e poi il lavoro sarà completo. Ecco terminato il nostro super artigianale telaio per il tubolare. Io ho attaccato prima ad uno a uno i bastoncini sopra, mi raccomando, 1,5 cm di altezza rispetto al bordo del cartoncino, e poi con lo scotch ho dato un altro giro più basso di scotch per tenerli belli fermi. Questo è il telaio che ho costruito questa mattina, questo è il mio che già ho usato e questo è il risultato della prima prova di lavorazione fatta con della lana che avevo. Non avevo mai realizzato un tubolare di lana, per cui questo sono molto contenta di come è venuto. E poi via via vi farò anche un video su come realizzare questo tubolare. È un lavoro molto semplice che però può essere utilizzato per creare tante belle lavorazioni, anche per esempio collane simili a quella che ho indosso che ho già realizzato in un precedente video. Con queste vengono molto molto belle tante tante collane. Grazie, mi raccomando, iscrivetevi sul mio canale. Buonasera!